Io sono Manny Nossin, sono del 71, l'azienda è del mio papà, già sempre via Bressanone. Papà ha avuto le vacche, ho avuto un po' del vino, ho fatto un po' delle mele, un'azienda mix come tanti altri qui nella zona. Abbiamo cominciato nel 95 a fare delle prime prove, abbiamo fatto un rosso, già questo è stata una cosa strepitosa no, ma una storia molto interessante per una zona dove crescono solo i bianchi. Poi nel 99 abbiamo imbottigliato il primo bianco con l'etichetta, il rosso abbiamo smesso perché abbiamo visto che non è facile qui in zona fare un vino rosso importante. Siamo andati avanti con i bianchi, abbiamo cominciato con Mulla Turgau, un sacco di Gurzamine, un po' di Kerner, Silvana, il classico della zona, l'altro uva abbiamo portato alla cantina lì a Novacella. Poi lì siamo usciti nel 2002, siamo partiti con 15.000 bottiglie, 20.000 bottiglie, 25.000 bottiglie, così siamo nati. E per il momento facciamo su 7,5, quasi 7 ettari, facciamo 50.000 bottiglie. Il vino più importante è il Kerner, mi chiamano anche il Mr. Kerner, non so perché, ma la situazione è questa. Facciamo 10.000 bottiglie di Gruner Veltliner, questa è una specialità qui nella zona, nel Valisarco. Abbiamo 24 ettari in totale, è l'unico Gruner Veltliner in tutta Italia. Poi facciamo poche bottiglie di Silvana, non facciamo più Gewurztraminer, abbiamo un po' di Riesling e abbiamo un fantastico Mulla Turgau che era lì nella zona di Val di Funes, su 800 metri di altitudine. Tutta la Valisarco è un po' particolare, ha approfittato molto di questo cambio del clima, approfittiamo per il momento, anche se il caldo è arrivato da noi, oggi abbiamo quasi 40 gradi. Da noi nel Valisarco parliamo dei vini bianchi, parliamo dei vini freschi, parliamo dei vini profumati. Per avere questo ci vuole una certa acidità e questo noi abbiamo ancora in questa zona. I vini partono da 500 metri, anche 400 metri, vanno su fino a quasi 900 metri e questo gli dà questo carattere di questi vini divini che abbiamo. Poi abbiamo delle varietà che abbiamo solo noi, Kerner, Mulla Turgau, Silvana, queste sono le nostre varietà che troviamo soprattutto solo nella Valisarco, Gruner Veltliner, come detto prima. Le notti freschi che abbiamo per fortuna ancora dopo metà di settembre, se andiamo anche in ottobre meglio ancora, abbiamo questo vantaggio di avere una giornata calda e la giornata bella fresca e così approfittiamo di fare questi bianchi. Ma io sono nato come contadino, io sono nato fuori e non è che sono nato in cantina e mi sembra che gli do un bel mano per capire cosa ci serve, cosa ci vuole e poi mi piace il lavoro fuori. Secondo me è anche un lavoro molto importante di nascere e di crescere quando parte l'anno a gennaio, è come un piccolo bimbo che seguo tutti questi mesi finché è maturo, no? Per me il lavoro fuori è molto molto importante, sì. Iniziare subito come bimbo fuori con la terra, lavorare con il clima, lavorare con tutte queste cose che sono importanti di capire tutto l'anno, no? Soprattutto anche con questo clima wandel adesso che non è facile da capire e diventa anche un problema e quindi dobbiamo trovare anche cose che aiutano. Non è più facile fare produzione, i vini diventano sempre più buoni ma però il tempo non aiuta, guarda, e quindi è molto importante crescere quasi fuori come contadini. Io ho iniziato con questa varietà che mi sembra che nella nostra zona qui, nella Valisarco, trova un microclima molto interessante. Forse 2002 non è stata una bella annata, però è successo che ho avuto un grande Kerner. Qualche volta c'è un certo feeling, c'è un certo amore con un produttore, con la varietà. Con il Kerner mi è successo così, mi sembra che queste due cose, io o il Kerner e io, mi sembra una bella compagnia. Sì. Ma questo Muller è nato alle 5 di mattina, questo progetto di Muller Turgau a una festa, mi hanno chiesto se ho interesse di comprare questa uva, 800 metri di altitudine e Mulla Turgau e Val di Funes, mi sembra una bella combinazione, poi sono andato dentro con un mal di testa e ho cominciato adesso 10 anni fa che facciamo questo vino. Da noi Mulla Turgau noi dobbiamo piantare sopra di 700 metri in giù, è troppo caldo, perdiamo l'acidità e perdiamo questi aromi importanti, facciamo dei Mulla Turgau più buoni d'Italia, sopra. Ci vuole anche un vino leggero, 12-12,5, anche il grado alcolico è diventato anche un piccolo problema. È molto importante per la qualità, però tutti questi vini con 13,5, 14,5, 15,5 di alcol non è più facile, guarda. Il Mulla Turgau ha questo carattere di essere un vino leggero, è un vino molto profumato, ci vuole l'acidità giusta, ci vuole i profumi giusti, e allora secondo me diventa anche un vino importante, non sembra sempre, ma sono una persona molto felice, guarda. Proprio accompagnare questo lavoro tutto l'anno e poi di sicuro quando c'è la vendemmia questa è una bellissima cosa, sì, portare questa roba a casa, poi là inizia un altro giro alla fine, no? Quindi fare il vino è una cosa
una cosa molto molto interessante, guarda, molto molto intenso. Ogni anno è diverso, anche questo è molto interessante. Non è che facciamo la Coca-Cola, facciamo del prodotto che cambia ogni anno e, come detto prima, il clima non aiuta. Con questo caldo, con queste gelate che abbiamo avuto negli ultimi anni, anche il secco, anche l'acqua diventa un problema. Quello che viene fuori poi in bottiglia è molto... sì. E se siamo capaci di fare un bel prodotto siamo molto felici alla fine, sì. E non è facile, dobbiamo avere una grande umiltà davanti a una bottiglia. Perché secondo me anni fa è stato più facile fuori, secondo me, sì.